Ma io, ma così non chiamo buona annanzia. Io non ne posso fare queste ricette, sto facendo solo per voi. Non me ne posso mangiare una. Il graffo napoletano, guardate qua, morbido, guardate qua, guardate. Ma che è sta morbidezza? Vieni a capire, guardate qua, guardate qua. T'abbasta? T'abbasta per capire che è bella morbida, guardate qua. Cavara cavra, cioè che se si deve inzuppare nella Nutella? Non me la posso mangiare, ma io venite a pensare a me e venite a vedere come sto facendo, vieni, guarda qua, va. Ti puoi passarmi in tuo zucchero e diventerà così. Vieni, vieni, faccio vedere come l'ho fatto. Gli ingredienti per queste graffe che fanno nascere proprio a bavo, perché sono belle, soffici, belle. Poi, sono farina, se vi è possibile, metà dose di manitoba, farina con manitoba e metà con farina normale. Non ne tenete che la manitoba, facete la farina normale, la nonna faceva la farina normale. Uova, olio per friggere naturalmente, un po' di latte, un po' di sale, zucchero, lievito, burro e patate, naturalmente bollite, schiacciate, che andremo adesso a fare. Voglio, ma raccomando, questa ricetta provocherà dipendenza. E tra l'altro voglio precisare, gli ingredienti saranno scritto qua sopra, quindi non vi preoccupate con le dosi precise, perché mi scrivete sempre, tu non le scrivi mai le ricette, le dosi. Stavolta vi scrivo. Vabbè, venite con me a cominciamo a fare questa ricetta. Shua shua. Come prima cosa dobbiamo far bollire le patate in acqua. Poi non è che sto scoprendo l'America, quindi avete tempo, mo 40-50 minuti si devono ammorbidire e poi le andiamo a schiacciare e facciamo l'impasto. Allora, le patate sono cotte, le abbiamo bollite, naturalmente ci abbiamo tolto la buccia e adesso le dobbiamo andare a schiacciare. Allora, incominciamo a prendere una bella ciotola grande, senza che facciamo un coppo bancone che si sporca, cose, e poi tutte le donne che giustamente dicono mamma mia, prendete una bella ciotola grande che la lavo, fate i piedi, sto scherzando, una bella ciotola grande. Allora, farina, come vi ho detto, poi le dosi ve le do precise. Facciamo metà manitoba e metà 00. La mettiamo dentro. Poi io ci metto tutto così insieme, voglio tutto così insieme al di fuori del sale. Ci vado a mettere 4 uova su 1 kg di farina, mezzo chilo e mezzo chilo. Già qualche ingrediente, qualche dose, già ve la do. 4 uova sbattute, 4 uova medie. E ce ne mettiamo dentro, via, e voilà, così. Poi ci andiamo a mettere lo zucchero, che ho fatto su 1 kg 80 grammi di zucchero. E adesso ci andiamo a mettere pure le patate. Ecco, ce le andiamo a schiacciare dentro. Una cosa molto importante, perché poi bisogna fare anche i seri ogni tanto, perché sennò, quando andate a schiacciare le patate, no? Vedete che faccio questo sforzo, attenzione che fate lo sforzo qui e proprio fate pure lo sforzo da dietro, quindi fate attenzione che schiacciate qui e poi esce qualche cosa là e esce nei graffi. Adesso tutti gli ingredienti ce li abbiamo quasi messo, mo io su 1 kg di farina che vi ho fatto vedere e sono 800 grammi di patate, io ve le scrivo poi le dosi, non vi preoccupate, ho messo 140 grammi di latte e siccome oggi fa un po' freddo in Germania ho messo 30 grammi di lievito, ok? Ma mischio tutto cose, vedete? E metto dentro e mettiamo anche il resto degli ingredienti. Vedete, facciamo una sola cosa e ammischiamo tutto cosa. La faccia avrei. Buccia di limone, buccia di arancia, perché ci vuole, e che se me l'ero dimenticato, così come il lievito, chiedo scusa nel video proprio all'inizio. Poi o ci mettete la bacca di vaniglia o ci mettete un po' di aroma di vaniglia. Io ce lo metto giusto un pochettino perché sennò però per troppo assai. E adesso con le manine belle pulite, 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 mi raccomando, incominciamo a impastare. Quando si è incordato quasi il tutto, ci andiamo a mettere il burro. E che odore che sta scendendo. Allora, vedete? Adesso già ha preso naturalmente corda, già ha preso una bella forma. Adesso ci andiamo a mettere il burro. Di solito si dovrebbe mettere a poco alla volta e noi ce lo incorporiamo a poco alla volta, ok? Il burro poi gli darà, insomma, quella parte poi morbida, ok? Perché poi vedete proprio che quando l'andate a cuocere
Innanzitutto si deve mangiare subito, è bella morbida e soffice, chissà che è una ricetta fenomenale. Il burro a poco alla volta, tutto quanto lo dobbiamo mettere. Fate sempre questo movimento qui, vedete? Ondulatore, sussuttore, circolatore, come volete voi, facilità tarantella, tutte cose. Mettiamo l'ultima parte di burro. Vi ripeto, le dosi per lunga roba, ve le do dopo, non vi preoccupate. Lo so, non ho mai tempo per scrivere le dosi, vi chiedo scusa, ma stavolta le dose ve le devo scrivere, anche perché ha scappato la cazziata a mogliere. O biccanno creature. E adesso con un po' di farina sotto, ma giusto un poco, adesso ce ne andiamo un attimino a lavorare, proprio come facevano le nonne. Ve le ricordate? Ma ricordate? Ah, nonna mia, com'era bella, mamma mia, quando facevo sti cose. Un po' anche come si fa con la pizza, facciamo incorporare l'aria, no? Giusto un po', vedete? Poi ce lo tiriamo un po', l'importante è che viene, insomma, bello omogeneo, bello compatto. E adesso voglio, dobbiamo farlo riposare mezz'ora. Ci mettiamo con moglie a coppa, poi dopo andiamo a tagliare. Facciamo delle palline e delle striscioline, perché facciamo le ciambelle classiche e poi facciamo che le incrociate, proprio come faceva la nonna mia. Voglio, io vivo di questa emozione. Pronti per vedere il creaturo? E voilà, una miseria, quanto è diventato! Allora, adesso ci sono vari sistemi per farlo. O adesso vi mettete con il mattarello in mano, stendete questo impasto almeno insomma sotto un centimetro, poi fate con dei coppapasta le forme delle ciambelle, poi fate il coppapasta piccolino al centro per fare insomma il buchetto al centro e poi ve le fate insomma un po' lievitare, oppure fate come faccio io. Allora, adesso io che faccio? Prendo l'impasto e faccio tipo come la pizza. Che faccio? Me lo vado a tagliare e mi vado a fare un po' di palline da 100-110 grammi e sempre 100-110 grammi vado a fare anche dei, insomma, una specie di bastoncino. Mo' ve lo faccio vedere. Un minuto ve lo faccio vedere. Eccoci qua, vedete? Le ho suddivise tutte quante in 100 grammi, sono 5, 10, 15, 15, 20, 24, quindi 24, 25 vi escono da 100 grammi. Allora, tutte quante 100 grammi. Adesso alcune mi faccio proprio la pallina, vedete? Come si fa per la pallina della pizza, vedete? E ce la mettiamo da parte, perché adesso dobbiamo far crescere giusto una quindicina di minuti. Però alcuni, io voglio fare pure la forma che la Lego faceva la nonna. Voglio. Ok, quindi io mo faccio solamente così, vedete? O rimango così, vedete? Ne faccio 7 o 8 così, vedete? Gli do già la forma da bastoncino e me lo metto da parte. Sono passati 15 minuti, ok? Li abbiamo fatto solo riposare. Adesso io incomincio a prendermi le placche con carta da forno e giusto un po' di farina, perché sennò poi dopo si attaccano. Ma arriva la terza fase, quella lì di lievitazione. Allora, io mi vado a fare come faceva nonna, vedete? Un bastoncino. Lo faccio prima lungo lungo, vedete? Questo qua mo deve lievitare ancora, vedete? Poi prendo e faccio così, vedete? Con il buchetto al centro, naturalmente. Spingiamo un po' qui. Va bene così, perché tanto poi di 100 grammi non è tanto grande. Spingiamo un po'. Vedete? Adesso io prendo e me la metto sulla carta da forno. Incominciamo a fare prima queste qua della nonna. Allora, mo facciamo quelle arrotonde. Guardate che scavo su belle. Vedete? Mo devono crescere almeno un'ora. Mo partiamo con la pallina. Vedete che come sono belle soffici, vedete? Adesso non le andiamo proprio a schiacciare proprio tanto, tanto, tanto. Ok? Va bene questo spessore qui. Non è che adesso è proprio una pizza. Mo la prendete in mano. Andate, vedete, con i pollici e con i medi sotto, vedete? Andate a fare uno straccetto, ok? E adesso cercate di girare con le mani, vedete? Non è tanto difficile, vedete? Dovete soltanto girare un poco con le mani e giocarci, vedete? Fate una bella corda, insomma, no? Che deve essere proprio bella, quasi perfetta, anche se non è perfetta.
Non è, a nonna mica facevo perfette, però venivano belle fatte cocò. E le mettiamo qua. Guardate qua, voglio dopo nemmeno un'ora, neanche un'ora, perché si è fatto tardi per noi. Guardate qui come sono belle gonfie. Mi raccomando, quando la prendete, o la prendete con una paletta o la prendete con molta delicatezza. Prendete, mi raccomando, l'olio non deve essere troppo forte, così va anche bene. Vedete? Piano piano. E li andate a cuocere con molta calma, vedete? Quando le mettete nell'olio, devono friggere così, vedete? Poco alla volta. Dovete avere, voglio solo una poca pacienza. Poi piata la cucchiarella, girate, guardate qua com'è bello. Con molta calma, voglio con calma, con una pacienza. E ma vi vorrei far vedere la faccia di mia moglie, mentre io sto dicendo con calma e con pazienza. E vedo l'orologio, so che l'una è un quarto di notte, e mo che spegni, mo che mia moglie spegne la telecamera, mazzata scatola. Certo, caffè Graffa napoletana, che in Germania fanno il Krapfen, è troppo bello. Ma adesso le facciamo prima asciugare, ma giusto una trentina di secondi, e poi le andiamo a immergere nello zucchero. Una piccola precisazione, quando ho messo il burro, perché a capa mi voglio arrivare a quest'ora, vi vorrei far vedere l'orario, ho messo anche un po' di sale quando ho messo il burro, scusatemi. Comunque, ma adesso le facciamo asciugare e poi mettiamo in zucchero. Noi, questa è una cosa proprio che a me mi piace proprio assai la fava, vedete? Guardate qua, guardate, in due zucchero, vedete? Guardate qua, sono ancora bollenti, ma guardate che quando sono qua. Come cuoce, guardate là. E mo le continuiamo a cuocere, ma facciamo che li la nonna. Ed eccole qua, vedi? Queste sono solo un poco, perché guardate qua quante le devo ancora cuocere, quante ne sono ancora in frittura, quante ancora ci sono nello zucchero. Vai giù. Che facciamo? Ne apriamo una? Certo. Però voglio. Io non posso mangiare. Io non me la posso mangiare. Guarda qua. Guarda qua. Come soffice, va. Guardate qua, guardate. Come cuocio, guardate come belle soffice. Ma io non me la posso mangiare. Fatela pure voi. Fatemi sapere se vi è piaciuta la mia ricetta. E come sempre, pura Graffa napoletana. La nonna e la finora. Un abbraccio, ciao!